inaugurata a Roma, all'interno di Villa Torlonia, nella splendida sede del Casino dei Principi, la mostra La vita enigmistica di Sergio Ceccotti. L'esposizione ripercorre tutta la sua produzione, dai primi dipinti della fine degli anni 50 ad oggi, dalle suggestioni neocubiste a quelli della prima metà degli anni 60, nei quali riecheggia potente l'espressionismo tedesco. La maturità pittorica di Sergio Ceccotti è evidente nella produzione successiva, in cui ad echeggiare è il realismo ceccottiano, dai riflessi pop agli influssi cinematografici, dei fotoromanzi, delle strisce a fumetti e dei rebus. In questo periodo emerge la filosofia espressiva dell'autore, caratterizzata da una trasparente e meticolosa resa dei particolari, dall'effetto straniante e del suo dipingere in maniera realistica che va oltre l'apparenza fisica della realtà. La realtà la vedo sempre sotto questo profilo di un enigma che, a differenza di quelli della settimana enigmistica, non ha soluzione. Sono enigmi che rimangono tali. La mostra, curata da Cesare Biasini Selvaggi, con oltre 80 opere, segue un ordine tematico e cronologico e guida il visitatore in un viaggio onirico e reale come in un film noir. Quasi come in una pellicola di Alfred Hitchcock, inquietanti enigmi si nascondono al di là di porte e finestre, scale e corridoi, di asettici appartamenti borghesi o di modeste camere d'albergo. I concetti essenziali della poetica di Ceccotti, il tempo, lo spazio, la memoria, ben documentano l'originalità e la novità della figurazione dell'artista.